Quindi abbiamo detto una prima maggiorazione e minorazione è che la probabilità di errore sul bit è sempre compresa fra la probabilità di errore sul simbolo e la probabilità di errore sul simbolo diviso log 2 di m. Una seconda approssimazione che si può fare è quella che segue. Allora, se uno volesse valutare il numero medio di errori sul bit che compie nel decodificare una stringa di k bit, allora se uno rappresentasse quella variabile aleatoria, numero di errori che compio, come una variabile aleatoria binomiale di parametro probabilità di errore sul bit e k, quindi se io modello il numero medio di errori, il numero di errori nel decodificare una stringa composta da k bit come una binomiale di parametro k e p, dove p è la probabilità di compiere un singolo errore, ma qui l'errore sto compiendo sul bit, quindi si chiama p con b, allora il numero medio di errori compiuti nel decodificare una stringa è k per p, perché la media di una binomiale, che è k per la probabilità, k p. Questo è il numero medio di bit errati in una stringa di k bit, cioè in un simbolo. Ok? Ora però è anche vero che il numero medio di bit errati si può anche calcolare in altra maniera. In particolare si può calcolare in questa maniera, perché voglio legare questa probabilità di errore sul bit, trovata qui, alla probabilità di errore sul simbolo. Beh, io posso aver trasmesso uno degli n possibili simboli, insomma su i che vado un n, per la probabilità di aver trasmesso il simbolo diesimo. E poi, dato che ho trasmesso il simbolo diesimo, io sbaglio un certo numero di bit, oppure un altro numero di bit, a seconda scelga il simbolo sbagliato 1 o il simbolo sbagliato 2. Quindi sommatoria su j che va da 1 a m, purché j sia diverso da b, da i, della probabilità di scambiare il simbolo i col simbolo j per n con ij, dove n con ij è il numero di bit errati, quindi differenti, tra i simboli s con i e s con j. Quindi questa prima media sommatoria qua è la media sul simbolo trasmesso s con i. Ora, dato che ho trasmesso s con i, io lo posso scambiare, se commetto errore, con s con j diverso da i. Cosa succede con probabilità p di s con j da s con i, dove questa è la probabilità di scambiare il simbolo s con i, quello vero, col simbolo s con j, quello sbagliato, perché insomma su j diverso da i. E ogni volta scambio i con j, cosa succede con questa probabilità? Io ho sbagliato questo numero di bit, cioè quelli che differiscono fra i e j, fra s con i e s con j. Ok? Quindi se io trasmetto il simbolo s con 1 e lo scambio il simbolo s con 2, peso con probabilità p di scambiare s con 1 e s con 2 il numero di bit di differenza tra s con 1 e s con 2. Se s con 1 corrispondeva alla stringa 00101 ed s con 2 alla stringa 01011, allora io sto sbagliando due bit, perché il numero di 3 bit, perché il numero di bit di differenza fra la stringa che rappresenta s con 1 e la stringa che rappresenta s con 2 è 3. E quindi, come vedete, sto tentando di legare la probabilità di errore sul bit che è apparsa qui con una probabilità di errore sul simbolo, anche se qui non c'è la probabilità di errore sul simbolo, c'è la PEP, Pairwise Error Probability, la probabilità di scambiare un simbolo con un altro, però sappiamo che questa è legata alla probabilità di errore sul simbolo. Ora, scritto così si può fare poco, ma se io trovo una maggiorazione a questo oggetto qui, lo posso portare fuori da questa doppia sommatoria
e questa doppia sommatoria la posso chiudere. Ed è quello che faccio adesso. Trovo una maggiorazione alla PEP, Pervas Error Probability, e porto fuori la doppia sommatoria e cerco di risolvere la doppia sommatoria. Questa è la proprietà di scambiare un simbolo con un altro. Nel caso di modulazioni coerenti, la più grande PEP, Pervas Error Probability, sia quando i due simboli sono molto vicini, perché è facile scambiare. E quindi questa è maggiorata da Q di min su 2 sigma, che è la più grande probabilità di errore, o meglio, la più grande probabilità di scambiare un simbolo con un altro. Infatti, se ricordate bene, nel caso di demodulazione corrente si andava a minima distanza e la più grande probabilità di errore si aveva con la più piccola distanza fra i simboli, ed era Q di min su 2 sigma. Nel caso di modulazione ortogonale non vi so dire nulla, scusate, demodulazione incoerente non possiamo dire nulla perché non abbiamo una forma chiusa. Abbiamo soltanto un'espressione quando la modulazione è ortogonale con segnali coenergetici. E allora l'altra maggiorazione che faccio qua è quella con segnali con demodulazione incoerente, ma solo nel caso di segnalazione ortogonale coenergetica, perché altrimenti non posso dirvi nulla, non abbiamo formule approssimative. Quindi qui vi dico che la potrei maggiorare, cioè scrivere minore o uguale, ma in realtà in questo caso, cioè per demodulazione incoerente, quando si ha a che fare con segnali ortogonali ed equienergetici, beh, in questo caso non ho una minorazione, una maggiorazione, ma ho addirittura un'uguaglianza, quindi ancora meglio, perché ho un'uguaglianza, perché se sono ortogonali e sono equienergetici, allora stanno più o meno messi in questa maniera, ok? Se ne avessi tre, anche se non posso averne tre. Ortogonali, equienergetici vuol dire tutti e tre i simboli hanno tutti la stessa lunghezza. Se io ho sbagliato, ho trasmesso questo qui ed ho sbagliato, vuol dire ho scambiato con questo o con questo, ma sono tutti e due ugualmente vicini perché stanno ai vertici di un triangolo equilatero. E allora la probabilità di scambiare questo con un altro simbolo è la probabilità di errore sul simbolo diviso m-1, perché sono tutti equivalenti gli altri m-1 simboli che sono possibili, ok? E questo è vero per segnalazioni ortogonali coenergetici, cioè è vero sia con demodulazione coerente che con demodulazione incoerente. Poi scrivo qui per segnali ortogonali ed equienergetici vale questa uguaglianza, sia che la demodulazione sia coerente sia che la demodulazione sia incoerente. Poi questa probabilità di errore sul simbolo la possiamo sempre maggiorare con l'upper bound sulla probabilità di errore sul simbolo con demodulazione incoerente che abbiamo visto pochi minuti fa. Ricordate, la probabilità di errore sul simbolo era una sommatoria su m piccolo che va da 1 a m grande meno 1, m meno 1 su m coefficiente binomiale e altri fatti, e quella si poteva maggiorare con m meno 1 volte mezzi
e elevato al primo termine. Quindi questa è meno uguale di m-1 volte diviso m-1, quindi fa un mezzo, elevato a meno energia media della costellazione diviso 4 sigma quadri. Ok? E questa maggiorazione vale per demodulazione incoerente. Stabilito questo, quindi sia che utilizzi questa maggiorazione oppure utilizzi questa uguaglianza, oppure utilizzi anche questa uguaglianza con questa maggiorazione, quindi posso utilizzare questa maggiorazione o quest'altra. In ogni caso ho maggiorato questo termine qui con una costante che può essere portata al di fuori della doppia sommatoria. Quindi il problema che mi rimane è valutare quanto fa questa doppia sommatoria. Lo risolviamo su quest'altra lavagna. Abbiamo detto che vogliamo calcolare la somma su i che va da 1 a m di π con i, in realtà questo è facile, fatemi calcolare soltanto la seconda sommatoria, così evito di portarmi dietro in tutte le uguaglianze la prima somma che non mi serve a nulla, perché vedremo che la seconda somma già fa una costante. Quindi sommatoria per j che va da 1 a m, j diverso da i, di n in j. Voglio calcolare questo oggetto qua, questo sommatore qui, quanto fa? Ora, scritta così, è difficile da capire quanto fa. Dobbiamo scrivere in un'altra maniera. Vi ricordo che questi sono tutti quanti è il numero di bit differenti fra due stringhe, ma due stringhe possono differire per un bit solo, in quel caso questo numero fa 1. E quanti sono i casi in cui posso differire per un bit solo? K, perché potrebbe essere il primo differente, oppure il secondo differente, oppure il terzo differente, oppure l'ultimo differente. Potrei differire per due bit, in questo caso questo numero qua fa 2 perché differisco per 2 bit. E quanti sono il numero di possibili modi in cui ho 2 bit differenti? K su 2, fattoriale, coefficiente binomiale. Tutti i possibili modi di avere 2 bit differenti su K. Quindi questa qui la posso ordinare in questa maniera, come sommatoria per L che va da 1 a M di L per K su L. Infatti quando L fa 1 sto dicendo che questi due pattern differiscono per un bit solo, quindi questo numero fa 1, e ce ne sono K differenti modi per in cui possa avere un bit solo differenza. Quando L fa 2 vuol dire che questo numero qua fa 2, e quanti di questi termini in questo sommatore ce ne sono che fanno 2? Ce ne sono K su 2, coefficiente binomiale, perché ci sono k su due modi differenti di avere due bit differenti su una stringa lunga k bit, e così via. Ma scritto in questa maniera io ho già capito quanto fa questa somma, perché qui, se fate caso, ci manca soltanto un termine, anzi due termini a questo sommatorio. Posso scrivere L, qua metto k su L, se ci fosse anche un mezzo alla L, un mezzo alla k-l, e ce lo posso mettere perché un mezzo alla l per un mezzo alla k-l, alla meno l semplifica, rimane un mezzo alla k, e ce lo posso aggiungere un mezzo alla k purché io moltiplichi avanti per 2 alla k. Una volta che ho messo quel termine, questo è semplicemente la probabilità di una binomiale di parametro un mezzo. Questa è la PDF di una binomiale di parametro, non la PDF, la PMF di parametro K un mezzo. Lo vedete? Ci sta K su L, P alla L, 1 meno P alla K meno L, ma P fa un mezzo.
E allora questo oggetto qui è la media, media di una binomiale parametro k un mezzo, ma la media di una binomiale parametro k un mezzo si chiama k per un mezzo. Ok? E quindi questa fa 2 alla k per k mezzi, cioè 2 alla k meno 1 no, lo lasciamo così. Non mi serve scrivere 2 alla k meno 1 per k. Ok, lo lascio in questa maniera perché vi ricordo che questa sommatoria appare là in alto a destra. E avere un k in alto là mi va bene perché semplifico questo k che sta qui. Fatevi chiamare questi due casi 1 e questo caso di sotto 2. Va bene? Oppure no, lo scriviamo di nuovo qui, dai. Non ci vorrà poi alla fine molto. Quindi qui ho due casi, minore o uguale se sto utilizzando la riga di sopra, di q di pi min su 2 sigma per che cosa? Per questa sommatoria, ma questa sommatoria fa 2 alla k per k mezzi. Per la sommatoria su tutti quanti che vanno da 1 a m di pi che con i, ma quella è la prior, la somma delle probabilità fa 1. E allora rimane solo quello. In quest'altro caso invece ho uguale probabilità di errore sul simbolo diviso m meno 1 per sempre 2 alla k per k mezzi, che è minore o uguale questo ce lo ricordiamo, lo portiamo avanti dopo. Avendo questa uguaglianza posso semplificare il k qui davanti e quest'altro k qui, ricordarmi che 2 alla k è il numero di possibili stringhe differenti di k bit, ma si chiama m, il numero di possibili simboli. Ricordate che il numeratore prende k bit e si associa un simbolo in Mario, dove m fa 2 alla k. E allora otteniamo finalmente questi due upper bound, o meglio questi due risultati. Che sono la probabilità di errore sul bit è nel caso di sopra minore o uguale di che cosa? Di 2 alla k mezzi, quindi m mezzi q di d min su 2 sigma. E questo vale per demodulazione coerente. Se invece ho a che fare con segnali ortogonali e bioenergetici è uguale, e quindi questa uguaglianza vale per segnali ortogonali ed equinergetici, abbiamo che vale l'uguaglianza, quindi ho la probabilità di errore sul simbolo diviso m-1. Per 2 alla k mezzi, cioè per m mezzi. Quindi m diviso 2 per m-1. Probabilità di errore sul simbolo. Ok? C'è proprio un'uguaglianza qui. Sia con
demodulazione coerente che con demodulazione incoerente. Per K, professore? Per K lo abbiamo semplificato con questo, ok? Sì, sì. Quindi facciamo così, va? Perché ho sentito? Scusate, ho cancellato il 2 invece ho cancellato il K. Ok? Cancellato il K, quindi ci sta anche un diviso 2 qui. Quindi M4 insomma. Quando ho semplificato il K non so perché ho cancellato il 2 sotto invece di cancellare il K. Scusi, perché M4? Non è M. Ah sì, M mezzo, scusa. M quarti viene sotto quando metto la seconda semplificazione. Ok. E se volessi avere una maggiorazione ancora più lasca, in modo da liberarmi di questa probabilità di errore sul simbolo, che magari può avere un'espressione complicata, nel caso di demodulazione incoerente, quindi qua ci metto per demodulazione incoerente, abbiamo che la probabilità di errore sul simbolo si può maggiorare in questa maniera. Ok? Probabilità di errore sul simbolo diviso da m-1 più piccolo di un mezzo elevato a, e quindi abbiamo m quarti per elevato a meno e diviso 4 sigma quadro. E se non vi va neanche di calcolare la funzione Q, perché è un po' troppo complicata, e voi la funzione più semplice, allora vi ricordo che esiste il Chernoff bound sulla funzione Q, che dice che Q di x è sempre minore o uguale di un mezzo elevato a meno x quadro mezzi. E qua abbiamo Q di x. Quindi questa la posso anche minorare, se non mi va di portarmi dietro la funzione Q, perché voglio qualcosa di ancora più rozzo da fare a mente, quasi, per il Chernoff bound, qui appare un mezzo, quindi m quarti, elevato a che cosa? Meno d quadro min diviso 4 sigma quadro, perché è il quadrato dell'argomento. E se vi dispiace queste due siano differenti, allora le rendo uguale facendovi notare che l'energia media per simbolo e la distanza minima sono collegati fra di loro, in questo caso qua, cioè di segnali ortogonali di cui energetici. Cioè, ve lo faccio nel caso 2D, ma nel caso M dimensionale è la stessa cosa. Se voi avete a che fare con segnalazioni ortogonali, vuol dire che un segnale sta qui e un altro segnale sta qui, S con J, e poi tutti gli altri nello spazio. Se sono equienergetici, vuol dire che la lunghezza di questo segnale è la radice di E. E la lunghezza di questo segnale è la radice di E. Perché se hanno tutti la stessa energia, vuol dire hanno tutti la stessa lunghezza. Chiamate questa lunghezza radice di E, così l'energia si chiama E. Ma allora questa qui, che è la distanza minima, che è uguale anche a D con il J, perché sono tutte uguali, perché se sono ortogonali stanno messi ai vertici di un triangolo equilatero nel caso di m uguale 3, saranno messi così nel caso di m uguale 2, insomma sono tutti equidistanti perché sono tutti quanti su assi differenti, e la distanza, lo vedete, è la diagonale di un quadrato, quindi di min è legata a radice di e ed è pari proprio a radice di 2e. Di conseguenza di quadro min per segnalazioni ortogonali è 2e,
o se preferite l'energia media è di 4.000 mezzi. E quindi questa la potrei anche scrivere in termini di distanza minima, come al posto 10 metto di 4 minimo mezzi e ottengo m quarti elevato a meno di 4 minimo diviso 8 sigma quadro, che non è uguale a questo, perché qui mi sono dimenticato diviso 2, perché vi ricordo che il chain of bound è di x minore uguale di mezzo elevato a meno x quadro mezzi. Quindi devo fare x quadro, 4 sigma quadro, mezzi. Quindi c'è ottavi qui. E quindi qui avete proprio un bound laschissimo, però molto semplice. E vedete alla fine che se proprio volete renderlo il più semplice possibile, lo prendete il più lasco possibile. E l'upper bound, la probabilità di su bit, è m quarti elevato a meno di 4 su 8 sigma quadro. Sia che io faccia un'eccezione coerente, sia che faccia un'eccezione incoerente, però questo vale soltanto per segnalazioni ortogonali ed equienergetiche, che sarà poi il caso più comune. Anche se manca poco tempo, però cominciare un argomento nuovo piuttosto lungo non credo valga la pena. Casomai, se non riusciamo a finirlo oggi, lo finiamo domani questo esercizio. Sempre se non avete domande. Quindi ricordatevi il bound precedentemente derivato, cioè la probabilità di errore sul bit compresa fra quello sul simbolo e quello sul simbolo diviso da bit k, cioè le 2 di m, e questa qui. Prendiamo un esercizio da un compito passato, ma lo modifichiamo un po'. Bene, ho preso il compito sbagliato. Vabbè, inventiamo un esercizio. Volevo farne uno in cui le forme d'onda erano ortogonali, invece ne ho preso uno e lì quello che sto guardando non sono ortogonali. Supponete che le forme d'onda disponibili in un modulatore sono queste. Quindi un modulatore digitale ha a disposizione le seguenti forme d'onda. S con m di t uguale lambda di t meno t ottavi, anzi, t meno m t ottavi diviso t ottavi. Per ampiezza e m che va da 1 a 4 dovrebbe funzionare. Casomai non funziona, aggiustiamo l'esercizio volta per volta. Al momento ha una costante positiva, è l'altezza dell'impulso. Anzi, lo facciamo in modo passante. Coseno di 2 pi greco fc vabbè, lasciamo perdere, non lo faccio perché sarebbe stupido mandare questo segnale in banda passante, lo facciamo in banda base, quindi rimane per m che va da 1 a 4, ok?
prima domanda che potremmo fare è trovare la rappresentazione geometrica dei segnali. La domanda B che potremmo fare è trovare un upper bound alla probabilità di errore sul bit quando si utilizza una regola di decisione ML coerente e quando A fa qualche numero ben specifico da ritrovare, perché quando finisce l'esercizio vediamo un po' quanto deve valere A per avere un risultato decente, e quando l'APSD del rumore è nel 0 mezzi fa un altro numero che andremo a ricavare. Risolviamo questo esercizio. La prima cosa da fare è andare a vedere, rispondere alla domanda A, quindi rappresentazione geometrica dei segnali. Qui bisogna prendere quei segnali e vedere che aspetto hanno. La cosa migliore che potete fare è disegnarveli, perché sono solo 4 segnali, quindi non ci vuole nulla a disegnarli. Con 4 segnali potrei disegnare S1 qui, S2 qui, S3 qui, ed S4 qui. Questo è T, questo è T mezzi, questo è T quarti, questo è 3/4 di T. Ci metto S1 di T, S2 di T, S3 di T, S4 di T. Bene, S1 è il caso in cui M fa 1, ma quando M fa 1 ho lambda di T meno T ottavi di sotto T ottavi. Quindi una finestra triangolare traslata a T ottavi, quindi sta qua, la metà di T quarti, ad ampiezza mola 3 a T ottavi, quindi T ottavi a destra, parte da 0, e T ottavi a sinistra, arriva a T quarti. Altezza A. Quando M fa 2 è lo stesso oggetto traslato a destra di T ottavi e quindi non mi sta bene. Quello che volevo era questo oggetto qua. Quindi quando M fa 2, anzi, questo qui, M-1, T quarti. Cioè, quando M fa 2, il secondo segnale, ho lo stesso segnale di prima, traslato a destra e T quarti. Quando M fa 3 ho lo stesso segnale di prima, ma traslato a destra di T mezzi. E così via. Tutti alti sempre A. Quindi questi sono i segnali con cui ho a che fare. Disegnati questi 4 segnali, direi che non ci vuole molto a capire che si tratta di una costellazione di segnali ortogonali ed equinergici, perché sono ortogonali nel dominio del tempo, lo vedete, non sono neanche sovrapposti. Quando faccio il prodotto scalare fra due di questi, devo fare il primo per il secondo, uno per l'altro, e fa 0. Non serve neanche integrarlo, già il prodotto fa 0.
ordine integrato, ordine 0, e quello è il prodotto scalare, quindi sono già ortogonali questi sistemi. Sono equienergetici perché lo stesso segnale traslato nel tempo, quindi conserva sempre la stessa energia. Di conseguenza una base per questo tipo di segnali è semplicemente i segnali stessi, perché sono già ortogonali, basta che li dividete per la propria energia e ottenete le forme d'onda di base. Quindi sto dicendo che S con M lo posso scrivere come radice di E per S con M diviso radice di E, e questa è la l'ennesima funzione in base psi con M di T. Quindi ogni segnale è rappresentato da una sola funzione in base, qui le sue coordinate saranno 1 come ennesima coordinata e 0 altrove perché sono ortogonali. Quindi S con 1 si chiamerà radice di E per 1, 0, 0, 0. S con 2 si chiamerà radice di E per 0, 1, 0, 0. S con 3 si chiama radice di E per 0, 0, 1, 0. Ed S con 4 si chiama radice di E per 0, 0, 0, 1. E infatti, come vedete, sono ortogonali quei quattro vettori rappresentativi. Dobbiamo solo calcolare radice di E, perché non l'ho ancora calcolata, e non è una quantità nota, la quantità nota è A, lambda, T, che sono assegnati al problema, e non l'ho ancora calcolata, e le funzioni di base perché le devo riportare, sono richieste dal problema. Ripeto, l'esercizio non è finito, perché questa non è la rappresentazione geometrica dei segnali, perché non ho detto quanto fa E. E non è assegnato. Però è facile da trovare, perché E è l'energia di un segnale. Quindi è l'integrale di una, ad esempio, di S con 1 e T modulo quadro. Anzi, non serve neanche di fare il modulo quadro, perché già è già positivo, è reale, quindi S con 1 al quadrato di T. Questa è l'energia di tutti i segnali. Ma quello è un triangolo al quadrato, quindi basta che faccio l'integrale del fra dove? Fra 0 e T ottavi, cioè del lato sinistro del triangolo al quadrato, perché il lato destro del triangolo al quadrato sarà uguale. Quindi due volte questo integrale qui della funzione fra 0 e T ottavi. Ma la funzione fra 0 e T ottavi come si chiama? Si chiama A per 8 diviso T per T. Così quando T fa T ottavi, quella fa il vertice triangolo. Quando T fa 0, quella fa 0. Quindi questa è la retta che passa per 0 e T ottavi A al quadrato del T. E questo è uno stupidissimo integrale, perché fa 2 A quadro 8 su T al quadrato per l'integrale di T quadro, che fa un terzo T al cubo, che in T ottavi fa un terzo T ottavi al cubo. Quindi questo semplifica e rimane T ottavi per 2 fa T quarti, per 3 fa T dodicesimi, A quadro T dodicesimi. Ecco l'energia. E di conseguenza le M forme d'onda di base, psi con M e T, sono chi? L'ennesimo segnale diviso la radice di E. Quindi ci sta A diviso la radice di A quadro, cioè diviso la pavia, e qui rimane radice di 12 su T per la finestra triangolare T meno T ottavi meno M meno 1 T quarti diviso T ottavi, per M che va da 1 a 4.
E anzi, radice di 12 è 3 per 4, quindi 2 volte radice di 3 su 3. Però è la stessa cosa. Ok? Va bene. Mancano 3 minuti, direi che non riusciamo a calcolare la probabilità di errore. Lo proseguiamo domani.